alla nuova, credo che sia appena partito, edizione di... Si parlerà oggi di fotografia a pellicola. Allora, il video è partito, non so quanto ritardo abbia. Parleremo oggi di fotografia a pellicola. Mi hanno cambiato tutto, quindi sto cercando di capire come vedrò i commenti. Ah, li metterà di qua, perfetto. Bene, diamo il via anche per gli amici che sono su Instagram. Sta verificando la connessione. Allora, spero che vediate un significativo miglioramento dell'immagine per gli amici che si connettono da Facebook, perché abbiamo deciso di investire qualche soldino e creare una trasmissione più professionale. Quindi ci sarà un po' una fase di test perché non so quanto possa durare la batteria. Bene. Vedo che non si sono ancora connessi. Bene, oggi sapete di cosa parleremo? Parleremo di fotografia a pellicola. Soprattutto ci porremo la domanda dell'attualità di una fotografia a pellicola. Io vi consiglio da Instagram di passare su Facebook perché oggi vedrete molto molto meglio. Vedo che c'è qualcuno connesso di qua. Ciao Marco. Ciao. Quindi parleremo di quella che è la fotografia a pellicola. Urca, che è successo? Vedete, sì. Allora, fotografia a pellicola è una fotografia antica, perché la fotografia nasce a pellicola. E negli anni 90 la fotografia a pellicola ha abbandonato la sua funzione di unico tipo di fotografia per passare ad essere una fotografia prima complementare al digitale e poi per essere sostituita completamente dalla fotografia digitale. Ringrazio Marco che ci ha appena messo su Fuji X Series Club Italia Facebook, che è il gruppo degli appassionati che utilizzano Fujifilm. E tra l'altro devo dire che anch'io nel mondo della pellicola utilizzo una Fuji. E poi vi spiegherò. Allora, la fotografia a pellicola per tanto tempo è stata considerata, soprattutto in una versione professionale, una fotografia morta. Nel senso che il fotografo professionista non aveva interesse, non aveva vantaggi, almeno apparenti, a utilizzare la pellicola. Tutto questo è durato per un po' di tempo finché i fotografi non hanno cominciato a riscoprire i grandi vantaggi di fotografare con la pellicola, perché ci sono dei vantaggi proprio tecnici, proprio dei grossi vantaggi. Allora, io ora vi posterò un articolo che ho messo, quindi poi chi lo vuole approfondire lo sto scrivendo su Facebook. Ho scritto un articolo tempo fa da cui è nata l'idea di questa diretta sui vantaggi, sui 5 motivi per cui io reputo che sia ad oggi più utile scattare in pellicola. Allora, intanto parliamo di macchine fotografiche a pellicola. Allora, personalmente credo che sia importante per chi non si è mai approcciato a questo mondo sapere che esistono fondamentalmente due tipi di fotografia a pellicola. Allora, la prima è quella classica del 35 mm. 35 mm, che è in questo caso potete vedere una Nikon F3, che è una macchina professionale molto classica, l'ultima professionale manual focus di Nikon, che è una macchina che scatta con un rullo 35 mm, cioè il classico rullino che una volta si portava a sviluppare, per essere chiari questo. I risultati che voi potete ottenere con una pellicola 35 mm sono estremamente interessanti, ma rispetto a una macchina fotografica digitale non hanno quella grande qualità che può darti una digitale, cioè un 36 megapixel è superiore a quello che è un file che si ottiene, ad esempio, dalla scansione di un fotogramma del 35 mm. Ma se voi volete scoprire qualche cosa di veramente, veramente interessante,
Vi consiglio di passare a un altro tipo di fotografia a pellicola. Vedete che il rullino è totalmente diverso. Questo qui è il medio formato. Il medio formato è caratterizzato per avere delle negative estremamente grandi, ovvero o 4,5-6 oppure 6x6. Io personalmente, quando parlo di fotografia in medio formato, utilizzo sempre, quando scatto in medio formato, utilizzo sempre questa macchina qua, che è una macchina che io amo molto, ovvero una Hasselblad. Questa è l'Hasselblad più classica, è la 500 cm, monta lenti della Zeiss, e la particolarità di questa macchina è che non ha assolutamente batteria, cioè non ha assolutamente nessuna cosa che si possa consumare o che si possa o per cui non possa funzionare. Quindi, se io mi porto una scorta di rullini, posso attraversare il deserto e questa macchina non avrà mai bisogno di essere di sostituire una batteria o di mettere in carica le sue batterie. Questo è uno dei motivi per cui adoro questo tipo di Hasselblad della 500 cm, cioè una macchina che è totalmente autonoma, svincolata dalla tecnologia, svincolata da una presa di corrente, le basta avere i suoi rullini. Una particolarità è lo stesso tipo di macchina che la NASA ha portato sulla Luna. Quindi, che qual è la grande... la molla si rompe spesso, a me non si è ancora rotta, corna in terra. La particolarità di questa macchina, almeno per me, è il fatto che è una macchina, a mio avviso, geniale, nel senso che con un solo movimento si carica l'otturatore, che è nell'obiettivo, quindi ogni obiettivo ha il suo otturatore. Il caricamento è questo. Ora purtroppo è carica perché avevo un servizio che poi non ho fatto con quello che è scoppiato. Si caricano, si aprono le due tendine che sono all'interno e in più si fa ruotare la pellicola, tutto con un unico movimento. Per scattare si toglie quello che è il volet e la macchina è armata e pronta per scattare. Questo volet è molto comodo perché Victor Hasselblad, che era un grande amico dei Rolleiflex, che sono quelli che hanno inventato la fotografia 6x6 fondamentalmente, aveva capito che mettendo una tendina che blocca posso cambiare magazzino. Cioè qui dentro ho la pellicola carica, ok, non ancora esposta, ma per dire, io qui c'ho un rullo bianco e nero, posso prendere un altro dorso, caricarlo e scattare a colori. Posso fare tipo due foto a colori e due foto in bianco e nero. Beh, la cosa incredibile è che questo tipo di macchina ha avuto un deprezzamento abbastanza notevole. Fate conto che io ho comprato la mia Hasselblad con l'obiettivo classico e secondo me quello migliore con cui si riesce a lavorare meglio, che è l'80 mm. L'80 mm su una medio formato, essendo il rullino molto più grande di un sensore full frame, equivale a un 50. È lo stesso giochino al contrario che si ha su APS-C e su il tra APS-C e full frame. Quindi un'ottica di 80 mm, un'ottica più corta, e un 2.8 sfoca di più che un 2.8 su il 35 mm, quindi sul full frame normale che avete sulle vostre macchine. Per questa serie di ragioni, io ho comprato questa macchina con l'80 2.8 e l'ho pagato circa 500 euro, che è una cifra veramente molto modesta per una macchina che davanti monta una lente Zeiss. Ci sono altre, c'è un bellissimo racconto di Roberto Bonomo di domenica scorsa, dove fa un parallelo fra le macchine a pellicola, quanto costavano e quanto invece valgono oggi. Allora, ci sono delle macchine a pellicola che hanno subito un'impennata, cioè costano di più di quanto costavano quando sono uscite. Una su tutte, qualcuno, Leonardo, credo che la conosca bene, è la Contax 645, che tra l'altro è una macchina che non viene più prodotta. Non era di fabbricazione Contax, ma di fabbricazione giapponese, montava una lente Zeiss 80 f/2, che è un pochino come un 50 1.2 se parlassimo di fotografia digitale. Bene,
In questo caso, quella macchina costa oggi 4.000-5.000 euro, che è tantissimo. Le macchine, a differenza di oggi, le macchine a pellicola, non hanno una differenza significativa fra di loro. Cioè, se voi montate la stessa lente su due macchine, ammesso che sia possibile, ottenete esattamente la stessa fotografia, perché alla fine è una scatolina meccanica con un qualcosa che apre e chiude un buco, e quello che conta veramente è la lente che voi avete davanti. Per questo, per esempio, quando si parla di macchine fotografiche a pellicola, è importante considerare più che la macchina in sé per sé la lente che andiamo a metterci davanti. Ecco, nel mondo delle Hasselblad, specialmente di questa serie un pochino più vecchiotta, il poter utilizzare delle lenti Zeiss è un grandissimo vantaggio e vi dà un prezzo che tutto sommato è ancora gestibile. Per cui è estremamente interessante avere sia la qualità delle Zeiss sia la bellezza di un oggetto tecnicamente molto sofisticato e molto, secondo me, ingegneristico come la Hasselblad 500cm. Era una macchina che io desideravo da tanto che ho deciso di comprare. Una macchina che invece ho comprato quando ancora utilizzavano la pellicola, io ho iniziato a scattare a pellicola ormai quasi 20 anni fa, era proprio la mia Nikon F3. Questa Nikon F3 io l'ho comprata in un negozio di Pisa e devo dire che per me era un oggetto stratosferico. In quegli anni, però, in casa mia c'era già una Nikon e questa è una richiesta che mi è stata fatta. Un parallelo fra la F2 di mio padre e la Nikon F3 o successive. Allora, le macchine fotografiche di questo tipo, io tra l'altro ne ho anche un'altra, che è una Nikon F801, che è una macchina del 1989. La Nikon ho ricostruito, la F3 ho ricostruito che deve essere del 1988, ma è stata prodotta, progettata nel 1982. Questa è del 1983. Queste macchine costano poche centinaia di euro e permettono di fare egregiamente il loro lavoro. Un pochino più delicato è il discorso delle ottiche, perché tendono a rompersi e quindi magari ne comprate una, dura qualche mese e poi si può rompere. Bene, allora, qualcuno mi ha chiesto: preferisci la F2 o la F3? Allora, sono due macchine che quando sono nate erano concettualmente due macchine diverse. Perché? Perché la F3 era una professionale, era l'erede della F2 ed era una macchina che per certi versi aveva molto sconvolto gli equilibri del mondo fotografico. Perché? Intanto era la prima che aveva l'automatismo, cioè la priorità di diaframma. Voi dite il diaframma alla macchina, la macchina autonomamente, come con un semi-spot, calcola il tempo corrispondente. Ma la cosa molto particolare di questa macchina, oltre ad avere la possibilità di cambiare i pentaprisma, di metterci il pozzetto, eccetera, era il fatto che dipendeva per la prima volta per un ammiraglio Nikon dalle batterie. Infatti, questa, come anche la F2, necessitano di una batteria. In quegli anni la cosa suonava un po' strana, perché il fotografo con la F2 poteva essere svincolato per tutto quello che riguardava lo scatto dalla necessità di avere una batteria. La batteria serviva solo e esclusivamente per un'esigenza di esposimetro. Quindi erano due cose separate. Quindi questa macchina, che quando è uscito costava quasi come una piccola utilitaria, mise un pochino in difficoltà il mercato di Nikon, perché questa cosa li sorprese. Infatti dovete sapere che questa macchina ha una particolarità. Se voi andate a selezionare un determinato tempo, vi permette di scattare anche senza utilizzare la batteria, utilizzando questo comando qua, un po' buffo. Però questa non vuole essere una lezione tecnica su queste macchine, però mi è stato chiesto un confronto fra F2 e F3. Allora, la F2 è la macchina che è stata progettata un anno dopo. Allora, la prima differenza che si ha prendendola in mano è il peso. La F2 è estremamente più leggera, ma per
Questo non vuol dire che sia meno fragile, cioè la F3, chiariamoci, è un carro armato, ma anche la F2 è robusta, è sempre tutta in metallo e ha una particolarità: l'otturatore della F2 perde, mi sembra, il 30% di massa rispetto a quello della nostra amica Nikon F3, perché? Perché viene utilizzata una lega nuova che ha il carbonio. Essere molto più leggero, anche se non ha una vita duratura come quello della F3, permette di essere estremamente più veloce. Infatti, se con la Nikon vi trovate ad avere un tempo, con la F3 vi trovate ad avere un tempo di massima velocità di un 2000esimo di secondo, questa, che fu la macchina più veloce per un po' di tempo alla sua epoca, aveva ben un 4000esimo di secondo. Ora, al di là del dato tecnico, cosa ci può significare questa cosa? Nella concezione che abbiamo oggi della fotografia, dove si tende a lavorare a tutta apertura, avere un otturatore che a 1,8 mi dà un 4 millesimo mi permette di scattare un buon controluce in esterno giorno pieno, mentre con un 2 millesimo di secondo sono costretto a chiudere un pochettino il mio diaframma. Quindi, se voi utilizzate delle ottiche meravigliose, come possono essere gli 1,4, gli 1,8, eccetera, con la F3 riuscite a lavorare in ogni condizione possibile di luce, quindi anche in piena luce. Scusate, con la F2, con la F3 avete difficoltà perché avete solo un 2000esimo di secondo e quindi siete costretti a non usare questo, a non poter interpretare bene questo stile moderno che va adesso, dove si riducono molto i diaframmi, quindi si lavora a tutta apertura con diaframmi molto aperti, nel 4, nel 2, ma dovete lavorare per forza con diaframmi un pochettino più chiusi, andando a fare un pochino quella fotografia che era più tipica di qualche anno fa. Quindi, secondo me, in questo la F2 ha un grande vantaggio sul campo. Il mio amico Roberto Fiocco mi ha scritto qualche giorno che è una sfida un po' impari quella fra una F2 e una F3, cioè fra un'ammiraglia e quella che era considerata una macchina non professionale, molto buona, molto valida, ma non professionale. Bene, io queste due cose voglio far riflettere. Una, che con questa macchina era possibile avere un 4 millesimo di secondo. L'altra cosa è che questa macchina ha un'altra importante caratteristica che invece la F3 non ha. Cioè ha un sincro X, cioè il tempo fino a cui si sincronizza il flash, di un 250esimo di secondo, mentre la povera F3 arriva a un 60esimo di secondo. Anche questa è una differenza, secondo me, non da poco. Poi tutte e due le macchine sono TTL, ma se vedete qua sopra manca la slitta porta accessori, meglio definita la slitta porta flash. Perché? Perché F3 ha una slitta in un posto un pochino particolare in cima alla ricarica del flash e montava un adattatore che si metteva qua tondo perché aveva un flash disassato rispetto all'obiettivo ed era un suo flash proprietario. Onestamente non l'ho mai comprato perché, come sapete, nella mia fotografia spesso non uso il flash, anzi nel matrimonio non uso mai il flash. Però questa particolarità lo rende scomodo perché non la rende immediatamente compatibili con tutti quelli che erano i flash, benché abbiate comunque la possibilità del cavo Syncro X su entrambe le macchine, quindi potete usarla in studio, potete usarla come la utilizzavo io quando scattavo qualche anno fa con il flash, con il MEZ CT1 o CT5, che era il flash a torcia esterno alla macchina. Ci sono altre particolarità. Entrambe le macchine sono macchine 35 mm di buona costruzione. La Nikon F3, perché me la sono comprata? Uno, perché per me aveva un fascino incredibile avere un'ammiraglia. Due, perché il suo look, disegnato da Giorgetto Giugiaro, mi è sempre rimasto particolarmente nel cuore. E poi perché è una macchina praticamente indistruttibile. Considerate che funziona ancora ed è del 1989, cioè 31 anni. E quindi funziona ancora molto bene e dà ancora delle buone soddisfazioni. Quindi, per chi mi chiedeva qual è il confronto fra le due macchine, devo dire che, costando anche un pochettino di meno, la F2
anche se in mano è un pochino più leggerina, un pochino più giocattolina, è una macchina che tecnicamente può dire la sua. Anzi, nella fotografia che va di moda ora, 1.8, 1.4, per i fortunelli che hanno il Nikon F1 e 2, che è una cosa meravigliosa, è un obiettivo AI, questa macchina permette di fare delle ottime fotografie, addirittura un pochettino più moderne di quelle che fa la povera F3. F3 che però è compatibile anche con le ottiche ancora più vecchie di Nikon, benché la mount rimanga sempre la stessa, la Nikon F3 ha ancora il meccanismo per agganciare gli obiettivi più vecchi, quelli con la forcella sopra, invece la F2 vuole gli obiettivi che degli anni 70, quindi seconda generazione Nikon, terza forse se ci mettiamo anche quelli a telemetro. Però comunque con poche centinaia di euro oggi comprate degli ottimi obiettivi in questo senso. Bene, ma perché oggi un fotografo o un fotoamatore deve scattare a pellicola? Allora, Sergio, poi ti mando una foto. Il fotografo a pellicola oggi è un fotografo che innanzitutto fa una scelta di differenziarsi rispetto alla massa, perché sono tutti molto bravi a scattare con il digitale, perché il digitale, scusate il termine tecnico, ma para il culo. Perché una fotografia particolarmente scura si può recuperare, una fotografia un pochettino più chiara si può anche quella recuperare. Specialmente se scattate con macchine come le Sony, avete una, che te l'hanno già detta, ti hanno già la capacità di recuperare quando praticamente fate una foto sbagliata. Nella fotografia a pellicola questa possibilità di recuperare non l'avete. Nella fotografia a pellicola, specialmente se scattate in diapositiva, non avete assolutamente la possibilità di sbagliare. Dovete essere bravi. Quindi, quando un fotografo ti dice "Se vuoi, io il servizio te lo faccio anche a pellicola", significa che quel fotografo ha nelle sue mani una tecnica, una sicurezza che magari tanti altri fotografi non hanno. Perché chi nasce digitale oggi, chi si è formato solo sul digitale è nato pensando che comunque se gli va male il computer qualche cosa fa. Chi invece è nato a pellicola, e io sto facendo la corte perché Ruggero Battipaglia è un signore a cui bisogna fare un po' la corte, perché ci racconti le sue esperienze con le Hasselblad, è un fotografo di matrimoni molto bravo del napoletano, che scatta che ha scattato per tanti anni con Hasselblad e con Leica, e ci può raccontare com'è la vita vera con queste macchine in mano. Quindi, perché scattare? Allora, queste macchine permettono al professionista che si pone sul mercato con la pellicola di fare intanto capire al proprio cliente che lui è in grado di conoscere, che lui ha in mano una tecnica fotografica che gli dà sicurezza, perché farle con queste bisogna essere un pochino più bravini, è inutile nascondersi. La fotografia più difficile, più vera, è la fotografia a pellicola. Poi, se mi fate la domanda se scatterei tutto un matrimonio a pellicola, vi dico che in talune situazioni, specialmente in bassa luce, la fotografia digitale ha un pochettino dei vantaggi, ma nella fotografia di ritratto, eccetera, negli esterni, la fotografia a pellicola, secondo me, è superiore. Per esempio, qualcuno può vedere un esempio di questi scatti nel servizio che ormai spero abbiate visto quasi tutti, che ho scattato sul lago di Bryce. Vi ho messo il link nei commenti. Bryce è stata una sfida perché abbiamo deciso di portare su delle macchine fotografiche un pochettino particolari, in particolare la Hasselblad che avete visto prima con due ottiche. Quindi quel servizio lì è stato scattato largamente, una piccola parte in digitale, ma largamente a pellicola. Perché? Perché volevamo vedere, e abbiamo fatto questa esperienza, di fare un paragone fra digitale e pellicola. Allora, la prima sensazione che abbiamo avuto è che con il digitale, il paragonato a foto a pellicola, le immagini che si ottenevano erano più anonime, più fredde. Le fotografie a pellicola sembrano più vere. Sono un'immagine molto più simile nei colori, ho utilizzato la portrait della Kodak,
molto più vere, molto più simili ai colori che io realmente vedevo in quel momento. Quindi la prima piacevole sorpresa è stata proprio questa, una resa dei colori estremamente più simile a quella che è quella dell'occhio umano. Il secondo punto per cui mi sono innamorato della fotografia a pellicola è che anche la differenza fra luci e ombre era estremamente più sincera. Cioè, una macchina digitale ha sempre bisogno poi di una regolazione del contrasto, cioè di quanto c'è scuro e di quanto c'è ombra, perché quello che esce fuori non è mai la visione che avete voi nella realtà in quel momento. Invece, nella fotografia a pellicola, siccome quelle pellicole sono state fatte negli anni, negli anni, negli anni, per creare un'immagine più simile a quello che era la fotografia, l'occhio umano, avete delle fotografie più vere, cioè vi sembra di vedere una cosa vera. Terzo punto che mi ha lasciato molto sorpreso è stato il maggior dettaglio nelle alte luci, cioè lì abbiamo sfotografato una roba bianca. Bene, fotografare il bianco non è facile. In più anche la sposa aveva un vestito molto chiaro, non era bianco ma era molto chiaro. Bene, la realtà è stata che la capacità di avere dettaglio nelle alte luci era superiore nella pellicola rispetto al digitale. E questa è stata un'altra delle sorprese che abbiamo avuto. Un altro aspetto che secondo me è importante per il professionista è che la fotografia a pellicola è, come dico io, timeless. Cioè, quella fotografia dà un'immagine veritiera, il più veritiera possibile, di quello che era quel momento. Se io invece faccio una fotografia in digitale, per forza di cose devo post-produrla. Ma quello stile di post-produzione che va di moda quell'anno non è quello che va di moda l'anno dopo. Immaginate tutta l'evoluzione che si è avuta da quando andavano le immagini ipersature ai filtri VSCO con i cieli bianchi. Bene, cambiata. Quindi chi aveva una fotografia di un matrimonio di 5-6 anni fa ha un'immagine che per lui è importante, ma un'immagine temporalmente bloccata, congelata in quel tempo. Se voi vedete le fotografie della pubblicità, ogni anno le sfumature, i colori, anche il modo di comporre l'immagine è diverso. Quindi la fotografia si trasforma. La fotografia a pellicola ha questa magia invece di congelare un attimo com'era davvero in quel momento, senza artifici, senza ritocchi, e di lasciarlo lì. Cioè rimane un momento senza tempo. Rimane un attimo per cui quel momento lì è sempre quello vero, quello che vale in eterno. E quindi quando voi vedete una fotografia a pellicola fatta bene, qualcuno mi dice la stessa differenza che passa fra un vinile e un CD. Ora, Maria Luisa, io ti ringrazio per questo esempio, devi capire che io sono il più grande ignorante di musica che il mondo conosca. Ascolto delle robe brutte con le cuffiette, ma non me ne intendo tantissimo. È arrivato anche Riccardo, che era in ritardo. No, non ho ancora visto Borrini stasera. Si deve essere nascosto tipo alunno in ultima fila. Bene, stavamo dicendo che la fotografia a pellicola è timeless. Cioè, voi non avete una foto che invecchia. È un problema di compressione. In che senso, Alberto? Vedo che sei risorto. La fotografia a pellicola diventa veramente un'emozione unica, un'emozione in cui Ah, sei qui dall'inizio. Allora era l'ultimo banco perché hai paura che ti interrogassi sulla Leica. Perché voi dovete sapere che Alberto Borrini è proprietario anche di una fantastica Leica pellicola che per consiglio indiretto è stata comprata quasi per colpa mia. Vero? Una meravigliosa Leica M6, una delle mie macchine preferite. È nella lista dei miei desideri la tua macchina. Io non sono un leicista, nel senso che non ho mai comprato Leica, ho comprato sempre macchine più economiche, però devo dire che la M6 è un oggetto estremamente affascinante. Poi c'è da capire anche una cosa, noi maschietti abbiamo un rapporto più tattile, più fisico con il mezzo meccanico, cioè se tu dai una macchina in mano a una fotografa, è una macchina. Per noi è qualche cosa, e non voglio tirare in ballo Freud, di più profondo, cioè, c'è un legame più intimo fra il fotografo uomo e la
e la sua macchina fotografica, un po' un'estensione di qualcosa di nostro, e qui mi fermo. Per cui, se non hai un buon rapporto, se non hai un buon feeling con quella macchina, non riesci a creare, a costruire, eccetera. Devo dire che io ho avuto alcune macchine con cui non mi sono proprio trovato. Per esempio, una macchina che io ho odiato profondamente è stata una Nikon D4. Meravigliosa ergonomia, non metteva a fuoco come pensavo io, dove volevo io, nel momento in cui volevo io. Ho tribolato veramente tanto. Perché ci sono macchine che le prendi in mano e ti sembra di usarle da una vita. Per me la Sony Alpha 9 è stata una cosa illuminante, una macchina fantastica. Bene, torniamo alla pellicola. L'altro motivo che amo della pellicola è questa immagine con un'elevata gamma cromatica, cioè voi non dovete intervenire dopo a regolare, a dire un po' più chiaro, un po' più scuro, apro le ombre, le chiudo. La fotografia esce già perfetta come l'avete creata. E questo, secondo me, è una scelta importante, perché noi facciamo i fotografi, non facciamo i tecnici informatici di Photoshop o di Lightroom o di Phase One. Noi facciamo fotografia, noi dovremmo essere portati a guardare solo la luce che racconta quell'emozione che noi proviamo in quel momento, a costruirla o a prenderla o a farla o a intercettarla perché c'è un attimo di reportage. Noi dovremmo concentrarci solo sull'immagine. La meravigliosa esperienza di scattare a pellicola, non vi ho parlato di sviluppo e di stampa, vi ho parlato di scattare a pellicola, è proprio quella di liberare le energie del fotografo, non nel concepire una foto come poi dovrà essere interpretata, ma nel concepire una foto e finire lì il proprio lavoro. Quindi voi non dovete pensare, ma poi ci faccio questo e questo blocca la vostra creatività. L'immagine esce già perfetta di sua. Il paragone che regge di più è quello della differenza tra pasta fatta in casa e quella su base industriale. La pasta, sempre pasta, ma cosa si attacca? Ma come si attacca o ragù il sugo su quella fatta in casa è un sapore totalmente diverso. Ok, Gianluca ci ha appena invitato tutti a fare Pasqua a casa sua. No, non si può uscire. Sì, probabilmente è quello. A me dà una sensazione diversa. La sensazione che mi dà è di libertà, perché nel momento in cui io scatto a pellicola, la mia mente non si deve concentrare su. Allora, per esempio, un dramma che io ho avuto nel mio periodo canonista è stato quello delle alte luci. Cioè, io vivevo nel terrore costante di dover fare una foto più scura perché la Canon ha questa tendenza ad avere dei colori pazzeschi sulla pelle e sull'incarnato, molto simili alla pellicola quando scattate in bassa luce, ma ad avere una drammatica tendenza, se fate un paesaggio, a bruciare alte luci. Infatti, se voi vedete i fotografi di paesaggio quando usavano Canon, ora credo che non c'era quasi più nessuno che usa Canon, non so se Alberto Conti, ma tranne lui credo nessuno, o forse si è convertito anche lui. Ma quando voi utilizzate una Canon, bruciate subito le alte luci. Per cui, per me, nel matrimonio, bruciare una luce è brutto, stavo con l'ansia di fare queste foto un po' troppo scure. Ecco, quest'ansia con la pellicola non l'avete, perché nel momento in cui avete fatto la vostra esposizione corretta, sapete dove esporre, sulle ombre, chiudo parentesi, la fotografia che fate è quella, e voi potete utilizzare il vostro cervello nel concentrarvi solo sull'immagine, sulla creazione della più bella e potente immagine che riusciate a fare. E questo aiuta il fotografo a pulirsi, ad andare oltre quella che è la visione del computer, quello che può fare dopo, ma a fare bene lì subito le cose. E secondo me questo è molto più fotografia dell'altro. Personalmente, da quando spiegherai meglio il concetto di esporre sulle ombre, certo, non oggi. Oggi parliamo solo di sensazioni. Magari faccio una lezione sull'esposizione nelle ombre. Sì, Chiara, ho detto che io tendo, cioè che quando scatto a pellicola, però Chiara, ti consiglio di seguire se puoi da Facebook perché abbiamo fatto un accrocchio migliore e si dovrebbe vedere e sentire molto meglio. Allora, personalmente, visto che me lo state chiedendo, si può scegliere se esporre sulle luci o sulle ombre, ovvero se la mia cellulina esposimetrica la vado a mettere sulle parti chiare e sulle parti scure.
Allora, se la vado a mettere sulle parti chiare, l'immagine verrà un pochino più. Un pochettino più scura. Se espongo sulle ombre, mi verrà un pochettino più chiara. Allora, molto dipende dalla vostra macchina, però quando si scatta con la pellicola è preferibile esporre sulle ombre. Non mi chiedete perché, ve lo farò vedere se facciamo una lezione specifica su questo, però tendenzialmente è molto più opportuno esporre sulle ombre con la pellicola, cioè sulla parte che rimane in ombra. Per esempio, se io faccio un controluce, espongo sulla pelle, perché? Perché la pelle non è la parte più luminosa della fotografia, non sono i capelli. I capelli non mi verranno mai così bruciati come nel digitale, mi verranno un po' bruciati, ma sarà una cosa più naturale, più di atmosfera. Per questo la fotografia a pellicola dà una resa migliore. La fotografia digitale, a mio avviso, cambia molto da macchina a macchina, cioè chi utilizza un sensore Canon deve lavorare in un certo modo, chi utilizza un sensore Nikon deve lavorare in un certo modo, chi utilizza un sensore Sony deve lavorare in un altro modo. La particolarità è che voi quando utilizzate una pellicola, non lo faccio con l'Hasselblad perché è più grande, la Hasselblad è pesante, la Hasselblad, per esempio, ogni volta che io cambio il magazzino, ogni volta che cambio il magazzino, cambio la pellicola, ho cambiato il sensore. Voi immaginatevi che magia poter cambiare sulle vostre digitali tutte le volte il sensore giusto per quella fotografia. Sarebbe fantastico. Invece il sensore di una digitale, siccome lei, poverina, quando esce di casa non lo sa dove la portate, se la portate a fare un paesaggio, un ritratto, una roba a alto contrasto, lei deve fare un file medio che poi voi manipolate. Invece voi caricate la pellicola giusta e fate quella fotografia che è giusta. Quindi questa è una rivoluzione totale. È come avere 10 macchine digitali, ognuna specializzata in ogni cosa, e ognuna costa 9,80 euro. 10 euro se prendete. Il sistema di usare la mano è sempre valido anche con la pellicola? Allora, il sistema di usare la mano è sempre valido anche con la pellicola? Sì, anzi, nasce con per me è nato con la pellicola. Mettevo la mia mano nella stessa posizione in cui avevo il soggetto e quindi fotografavo. Se avevo una luce in controluce, come sarebbe se io avessi una luce da dietro che mi batte sulla mano, e fotografo. Esempio, in questo caso, nella mia faccia, la zona della pelata è una zona di alta luce, lì non andrei a esporre, esporrei sulla zona di ombra. In questo caso il soggetto in ombra sarebbe questa parte qui del viso e andrei a esporre qua, perché la zona non è illuminata, specialmente se avessi un controluce. Quindi si espone sulla zona più scura in modo da avere più materiale da cui scavare. Poi sul mondo della pellicola esistono anche delle meravigliose teorie che alcuni laboratori accettano, alcuni laboratori non accettano. Quindi è importante anche il rapporto con il vostro sviluppatore e stampatore di fiducia. Perché? Perché ci sono dei laboratori che preferiscono la foto scattata neutra. Cioè, se una pellicola è 400 ISO, scattatela a 400. Ce ne sono altri che preferiscono invece utilizzare pellicole, cioè preferiscono che quella a 400 gliela esponiate a 100. Quindi quello, e comunque va sempre indicato nelle note, perché quando si manda il rullino a sviluppare si mettono le note. Questa cosa è estremamente importante che voi la facciate in coordinamento con il vostro laboratorio, cioè vi scegliete un laboratorio, gli parlate. A me a volte il laboratorio mi chiama e mi dice: ma Colle, lei ha scritto nelle note questa cosa qua, allora è corretta? Io dico sì, è corretta, e loro decidono cioè procedono a stampare o a sviluppare nella maniera in cui gli ho indicato. Alcuni laboratori, l'aumentare la luminosità di un rullino, quindi se voi l'avete esposto a 100 ma è un 400, lo fanno pagare a parte, ma ripeto, dipende da laboratorio a laboratorio. L'importante è che vi affidiate a laboratori con cui creare una partnership, anche che conoscano le pellicole che voi usate, perché tranne il bianco e nero, che ve lo potete sviluppare tranquillamente in casa da voi, ammesso che ne abbiate voglia, io non ce l'ho. E so che questo è un grande limite. Per il resto, ci sono delle sinergie che si formano con lo sviluppatore e stampatore, e questo vi permette di avere un
una sinergia tale che lui vi consiglierà di utilizzare una pellicola o un'altra. Perché? Perché la conosce meglio, la sa tirare, perché le pellicole si tirano, cioè si possono lavorare un pochino in fase di sviluppo in modo più appropriato, perché lui è un conoscitore di quella pellicola. Per esempio, un laboratorio a cui mi riservo io dice sempre che le pellicole bianco e nero vanno utilizzate alla metà degli ISO che ci sono scritti sopra. Quindi, se questa è una 100, di scartarla a 50. Ovviamente lo posso fare, poi la mando a un altro laboratorio e nelle note glielo devo indicare, perché se no gli risulterà, a seconda del caso, solo sottoesposta. Quindi c'è tutta questa parte di sinergia con il vostro laboratorio che invece nella fotografia pellicola non c'è, nella fotografia digitale non c'è, che siete voi che pattugliate con Photoshop. Bene, cosa dire? Un altro dei grandi vantaggi, secondo me, della fotografia pellicola, tenetevi forte perché vi farà ridere, è il fatto che vi fa risparmiare un mucchio di tempo. Perché vi fa risparmiare un sacco di tempo? Perché la post-produzione, per come vedo io la fotografia, sia da un punto di vista del fotoamatore, sia dal punto di vista del professionista, è tempo perso. Perché io devo fare una cosa se una co dopo se una cosa la posso fare già bene subito? Allora, o fate dell'arte grafica, quindi della fotografia come vedo su certi paesaggi assolutamente improbabili, dove quel cielo quando ero lì non era così, ma gli ci metto una Via Lattea da tutte le parti, ci metto per forza il metodo Orion che tira fuori la Via Lattea che deve sembrare una cosa luminosa nel cielo, ma quella non è fotografia. Perché non è una rappresentazione della realtà, non utilizza la realtà per raccontarmi qualcosa, è semplicemente controllare se quella tecnica di post-produzione funziona o non funziona. E quindi voi vedete una collezione inenarrabile di cime di Lavaredo con queste fiammate nel cielo che quando erano lì non c'erano, erano molto più attenuate. Per cui, sì, bello uno, quello che la fa per primo, quello che è il secondo, ma adesso, quando tutti vanno a rifare la stessa fotografia, è di una tristezza incredibile questa cosa, perché non fanno una fotografia. Controllano che la tecnica vada bene, fanno come i tedeschi quando vengono con la cartina e hanno il GPS acceso, controllano se la cartina italiana è giusta. Secondo me, la vera fotografia è un'altra cosa. La vera fotografia è cercare di raccontare un'emozione, cercare di raccontare un pezzo di sé. Per cui, nella fotografia a pellicola, vi andate a togliere tutta quella parte noiosissima di dover rimettere le zampette sopra le vostre immagini, ma vi rimane semplicemente da concentrarvi e da scattare. Questo è il motivo per cui. E non perdete tutto quel tempo, perché io, per esempio, quando vado in vacanza, scatto tantissime foto in digitale, quelle sul telefono ogni tanto le rivedo mentre cerco una fotografia, ma quelle altre io non le vedo più. Rimangono lì per anni negli hard disk, e nessuno. Il battesimo di Giulia è negli hard disk, ma non l'abbiamo mai post-prodotto. Perché anche per un professionista prendere in mano le proprie fotografie e post-produrle significa che quando sei tornato dalla vacanza devi investire del tempo che non hai, perché magari devi post-produrre il matrimonio di Tizio, Caio e Sempronio perché c'è una consegna, il lavoro che devi consegnare, eccetera, e quindi le tue foto personali non le sviluppi più. Per questo io ho deciso che quando vado in vacanza la macchina che mi porto è una macchina a pellicola. Perché? Perché la do al laboratorio e mi dà il risultato finale. Perfetto. Esattamente come lo volevo io. Con quell'immagine, con quell'emozione che volevo io. Quindi, se io oggi fossi, tornassi a fare il commercialista e non facessi più il fotografo, io scatterei solo a pellicola. Uno, perché ci sarebbe la sfida continua di fare belle foto a pellicola. Due, perché non ho esigenze commerciali di avere dei tempi compressissimi, per cui se mi chiedono un lavoro la sera stessa ce l'hanno, ma in 5 giorni mando le mie fotografie al mio laboratorio e mi ritorno, tanto ora te le danno anche scannerizzate, per cui sono perfette anche da usarle sui social, e io non devo fare assolutamente niente. Pago qualcosina, ma non devo fare assolutamente niente. Quindi se un fotografo professionista ha il sogno di poter passare completamente a pellicola perché risparmia tanto tempo che può utilizzare per cose sicuramente più interessanti di stare a fare post-produzione, che significa correggere una cosa che non ho fatto bene già di suo. È il fotografo appassionato, e quindi nel caso del professionista sono dovrebbero dei costi grandissimi, perché
avrebbe dei costi importanti anche per scattare un servizio fotografico. Il fotografo amatore che scatta relativamente poche foto ha il grande vantaggio che può fare della fotografia più vera, più sana, portandosi dietro una bella macchina a pellicola, molto semplicemente. E quindi risparmiando un sacco di tempo. Quando torna a casa non deve passare le sere a pensare a che le foto che ha fatto e di post-produzione tutte, ma molto semplicemente le manda al laboratorio e quando torna a casa la sera fa quello che vuol fare. Si diverte, legge un libro di fotografia, studia una tecnica nuova e otterrà esattamente la stessa qualità di immagine che ha ottenuto prima con la sua digitale. Bene. L'occasione è buona per augurarvi buona Pasqua. Vi ricordo che mercoledì, eccezionalmente mercoledì, avremo una lezione di carattere business. Ospiteremo l'ex direttore vendita di Welcome Italia SPA, Luigi Micheletti, un signore che ha contribuito a far fatturare l'azienda oltre 20 milioni di euro, e quindi ci spiegherà come al tempo del coronavirus si sta davanti al cliente e come un fotografo può migliorare le sue tecniche di vendita e se non altro imparare anche a vendere a distanza, cioè a vendere parlando su un social o parlando su una cosa. Cosa pensi della Pentax? Allora, Martina, la Pentax, quando penso a Pentax penso a due cose. Intanto, quale Pentax? Perché una delle Pentax più belle, delle macchine più belle a pellicola che siano mai state fatte era la 6x7 di Pentax, cioè faceva un negativo di 6x7 centimetri. Sapete perché? Una volta i negativi erano così grandi perché si stampavano a contatto, cioè la stampa di quella foto lì era 6x7 centimetri e quindi erano già sufficienti per fare la stampa per i parenti e per gli amici. Quindi il meglio formato è nato in quella maniera lì. La Pentax 6x7, esiste anche una Pentax 6x7-2, è una bellissima macchina, molto grande, molto ingombrante, ma fa delle foto pazzesche, con degli obiettivi veramente pazzeschi. Ci sono laboratori vicino a noi? Sì, poi se vuoi ti do in privato gli indirizzi perché non mi sponsorizzano e quindi non vedo perché fargli pubblicità. Quindi, la pellicola per la mia FE2. Bene, allora, la domanda, Nikita, non è qual è la pellicola per la tua FE2, ma cosa ci vuoi fare con la tua FE2? Perché ci saranno delle pellicole bellissime per fare ritratti come la Portrait 400 che utilizzo io per i ritratti, o la Fuji H400 per i ritratti, oppure una particolarità potrebbe essere che se fai delle fotografie in bianco e nero ti ci può volere, io uso la Ilford Delta, anche se non è proprio fantastica, ce n'è una che mi intriga di più, me la sono comprata oggi, e inoltre a questo ci può essere anche un'altra pellicola che è l'Extra, che è molto più adatta per fare le fotografie di paesaggio, per esempio. Quindi la domanda è: che cacchio vuoi fotografare? Ritratti, prenditi la Portrait. Se non ci sono altre domande, vi auguro una buona serata, una felice Pasqua, una felice Pasquetta. State a casa. Avete visto, ci hanno consegnato in casa fino al 3 maggio. Io dovrò inventarmi, se vi fa piacere, se mi scrivete, se mi dite di cosa volete sentire parlare, tanti argomenti nuovi per le prossime puntate e vediamo. Allora, Pentax MX mi hai chiesto. Ah, la Pentax MX è una macchina a 35 mm, vale fra i 50 e 100 euro. Secondo me per partire va benissimo. Abbiate l'accortezza di controllare una cosa quando prendete una macchina Urca. Abbiate un'unica accortezza quando prendete una macchina, scusate, probabilmente è finita la batteria, perché abbiamo calcolato il tempo anteriore, quando prendete una macchina.